Bene, buongiorno. La conferenza dei presidenti ha adottato una posizione a favore del principio dello Spitzenkandidat a maggioranza, quindi noi rafforzati anche dal voto popolare, perché c'è stato un incremento del 9%, questo significa che è superata anche la barriera del 50%, che c'è una maggior partecipazione dei cittadini. Quindi se vogliamo un'Europa più democratica, se vogliamo una Commissione europea che risponda più alla volontà del popolo che alla volontà dei governi, dobbiamo seguire il percorso dello Spitzenkandidat. C'è stata una scelta a maggioranza, un documento che va in questa direzione, lo illustrerò questa sera al Consiglio europeo informale, ribadendo che il Parlamento europeo, nel rispetto dei trattati che vanno rispettati anche da parte del Consiglio, insiste sulla procedura dello Spitzenkandidat perché è la più democratica che c'è. Quindi si va allo scontro istituzionale con il Consiglio europeo? Perché Macron, per esempio, e anche altri leader... Il Consiglio europeo è composito, vedremo, noi abbiamo una posizione, vediamo, siamo all'inizio, noi illustriamo la nostra posizione, poi il Consiglio vedrà quale sarà la posizione. Bisogna trovare un accordo tra Parlamento e Consiglio per il nuovo Presidente della Commissione, per la nuova Commissione. Il Parlamento europeo intende giocare la sua parte, il Parlamento europeo non è ininfluente, noi siamo espressione della volontà popolare, rafforzati, ripeto, da un crescente numero di cittadini, è stata la percentuale più alta di elettori dal 94 ad oggi, quindi indipendentemente dai motivi per i quali i cittadini sono andati a votare, c'è stata una maggior partecipazione. Noi siamo l'istituzione eletta dal popolo e quindi dobbiamo far ascoltare forte la voce del popolo e dei cittadini. Questo è il nostro dovere e questo io farò stasera di fronte al Consiglio. Non si è parlato di nomi né credo che si parlerà oggi di nomi. Noi abbiamo ribadito un principio, che è il principio più democratico. È stato fatto nella scorsa legislatura, noi vogliamo andare avanti in questa direzione, quindi non è una questione di nomi, a favore di un nome, a favore di un altro. Certamente il primo partito è il Partito Popolare Europeo, quindi se ne traggano le conseguenze. Orban non è mai uscito dal Partito Popolare Europeo, quindi si è autosospeso e vedremo cosa accadrà.